È un'esplorazione. Explo sarebbe un'esplorazione che passa attraverso cinque dimensioni, perciò nel tempo, nello spazio, e vuole offrire un'esperienza. L'idea nasce dal fatto che avremmo voluto fare qualcosa che riguarda la fraternità universale. Ed è qui, è tutto concentrata sulla parola. Che tutti ne abbiamo in comune e anche vivendo la vita, come la vita di ciascuno di noi potrebbe essere anche sintetizzata semplicemente in una parola. Però appunto anche il corpo è spesso porta e portiamo dentro di noi delle realtà che è spesso molto difficile, no? Da superare, andare oltre, no? E allora qui invece facciamo un viaggio nella propria interiorità, dove il punto finale, almeno vedevo così, perché per me è così, corpo uguale libertà, perché noi siamo nati per volare, no? Poi la terza invece è la dimensione della terra dove viviamo tutti e lì emigriamo. Tutti emigriamo e qui affrontiamo due problematiche più forti di oggi, no? L'emigrazione, il spostamento dei popoli e l'inquinamento, l'ecologia, ecco, no? Questo di avere cura della terra, no? E ogni mio scelta, azione, e non è soltanto per me, no? E poi invece nella quarta dimensione e si fa un salto, si fa un tuffo nella bellezza della creazione, so light that entered di trovarsi di fronte a una grande verità, no? Love that entered all things. Perché è nato l'uomo? Qual è il destino dell'uomo? È l'amore. L'uomo è nato per amare e per essere riamato. E se c'è questo, si realizza tutto, no? Poi da lì si fa un salto, si fa nella quinta dimensione, che è quella del futuro. Per andare avanti bisogna rischiare, no? Però una volta fatto il salto, in un certo senso, no? Nel vuoto, e ci si trova di fronte a un grandissimo mappamondo dove si vede già migliaia di persone che hanno fatto una scelta, che già vivono, no? Per questo domani, dove costruiamo un mondo più fraterno, no? Che esiste già questa fraternità. Ho avuto l'occasione di visitare l'Explo, che è una delle cose che hanno preparato i giovani proprio per questa manifestazione. E questo si vede attraverso tutta una serie di scenografie molto belle, molto ben preparate da tutti, che veramente fanno entrare in una conoscenza di sé, che è una conoscenza più profonda, perché ci si scopre figli di Dio, ma ci si scopre anche parte di questa umanità che è tutta fatta, consostanziata dall'amore di Dio. Per cui alla fine la parola che rimane dentro nel cuore è vale l'amore, bisogna continuare ad amare. I also find some time to reflect on what's going on in our world. Ça a été comme pour moi un examen de conscience. Donc penser à ce que je pourrais donner au monde en tant que moi-même. J'ai vu réellement que je dois donner ma part pour construire, pour donner la paix. Cerchiamo di porci delle domande, di interrogarci, di provare a capire chi siamo per poter arrivare a scoprire che abbiamo una potenzialità incredibile attraverso il quale davvero io posso fare qualcosa che fa la differenza nel mondo. È questo che io posso scegliere.